80 giorni di musica, danze, folklore, artigianato, gastronomia e cultura del mondo latinoamericano. Li offre il Festival Latino, in programma da venerdì 22 giugno a domenica 9 settembre al Lingotto Fiere di Torino. Chi si recherà al Lingotto non avrà che l'imbarazzo della scelta, tanta musica con una grande discoteca e più piste per ballare, 10 ristoranti in gran parte di cucina latinoamericana, ma anche posti dove gustare polli, grigliate, fritture di pesce e pizze, 15 gli stand con prodotti tipici del Sud America. Tutte le sere dalle 21 alle 22 sarà possibile frequentare corsi gratuiti di danza tenuti da maestri e ballerini sudamericani. Insomma, in estate proprio non ci si annoierà a Torino. Perché al quarto anno della sua edizione al Lingotto presenta alcune problematiche insieme a lati molto positivi. Allora, diciamo prima i lati positivi. È un festival a ingresso gratuito che ospita mediamente 700.000 visitatori a stagione e che, diciamo così, fa divertire, fa svagare i torinesi che restano in città per tutta l'estate. Il lato negativo è che l'eredità che si sta lasciata è di un certo rapporto delicato con i rioni limitrofi, con la cittadinanza, per le passate gestioni. Abbiamo provveduto a questo, stiamo provvedendo a questo, contiamo di provvedere totalmente a questo problema con misure acustiche eccezionali. Quest'anno il festival ha inizio dal 22 di giugno e ininterrottamente andrà avanti fino al 9 di settembre. L'ingresso è sempre gratuito. All'interno del festival si trovano tantissime attività di ristorazione, intanto, che prevede la presenza di 12, 13, 14 ristoranti etnici. Poi di ballo ci sono circa 10 disco pub e una discoteca vera e propria di grandi dimensioni. C'è un'area commerciale interessante, una quindicina di artigiani etnici. Si tenga presente che in quest'area di circa 20.000 metri quadri, il venerdì e il sabato sono presenti circa 20-30.000 persone a serata. Abbiamo la possibilità di ospitare tutta questa massa grazie a un parcheggio di circa 2.000 auto interno e un parcheggio esterno di altrettante auto. Questo percorso culturale è stato costruito a partire da una sollecitazione degli organizzatori che ha anche sulla base della sollecitazione della città ci hanno chiesto di provare a portare un pezzo di appuntamenti culturali in un posto molto frequentato come il latinoamericano, e per quanto ci riguarda nasce dalla nostra idea di libreria. Noi abbiamo due punti vendita in Torino, uno in via Mongenevro, un altro in via Vicoforte, angolo via Frassineto, e la nostra idea è che il libro vada portato in mezzo alla gente, quindi un appuntamento che come l'anno scorso faceva 20.000 passaggi ci sembrava un buon test per provare a far incontrare il piacere del divertimento ballando e mangiando col piacere del divertimento, leggendo e ascoltando gli autori. Abbiamo visto un bellissimo ballo, ci racconti un po' di più delle origini di questa danza? Allora, questa danza nasce nell'Africa, questa danza deriva dagli schiavi, sono i dei. Praticamente la dea che ho rappresentato poco fa, Oshun, rappresenta la dea della fertilità, della ricchezza, dell'amore, della vita, la dea del fiume, delle acque dolci, perché senza l'acqua il nostro corpo non può vivere. Quindi si dice che Olorun, Ifa, le ha mandato giù sulla terra proprio per seminare tutto ciò che è l'umanità oggi. Quindi l'Oshun rappresenta la vita. L'amore, la passione, il matrimonio per chi vuole sposarsi, per chi non vuole non è obbligatorio. Però questa cosa è partita dal momento che, essendo molti anni che ballo, faccio danze e spettacoli, avevo voglia di promuovere un po' della radice brasiliana, non solo, interagendo anche con altre nazionalità, perché il Brasile è un paese ricco di popoli, sappiamo, dagli italiani, spagnoli, olandesi, noi persino siamo colonizzati dagli olandesi, spagnoli e portoghesi, quindi da lì si nasce la vera cultura.
Quindi oggi è stato solo un frammento, un piccolo frammento di quello che è degli orisha, perché un orisha significa Dio. E questo è il modo di rappresentare, di ringraziare con la danza, con del mangiare speciale, con delle feste particolari. Tutto ciò dipende solo esclusivamente di ognuno di noi, come lo sentiamo dentro. Io qualsiasi orisha indosso, per me sono speciale, quindi rappresenta ognuno la sua divinità. Sono Jennifer Sanchez e vi invito a venire il 29 giugno tutti al Festival Latinoamericano. Saremo lì per tanto divertimento, musica, mangiare soprattutto, che si mangia benissimo. Quindi 29 giugno, San Pietro e Paolo.